contratto di lavoro, ricerca e buone pratiche. Sono i temi che hanno fatto da cornice al congresso Opinioni in Ordine, organizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Frosinone. Un evento nato con l'obiettivo di restituire uno sguardo a tutto tondo su temi cardine della professione infermieristica, di oggi e del prossimo futuro. Dal 9 all'11 maggio a Fiuggi si è discusso di buone pratiche cliniche, benchmarking e ricerca, con la condivisione di esperienze nazionali e il contributo di colleghi internazionali. Fulcro del congresso, la tavola rotonda su contratto collettivo nazionale di lavoro e prospettive di carriera per la professione infermieristica. Tra le prime in assoluto, in termini di un confronto aperto, tra istanze professionali e di organizzazione del lavoro. Come OPI di Frosinone abbiamo scelto di fare un grosso evento cercando di dare un overview a 360 gradi di quelli che potevano essere gli aspetti incipienti che vanno ad impattare sul nostro futuro professionale. Questo era un nostro sogno, era quello di portare a un tavolo quelle che potevano essere le istanze professionali mutuate dall'ordine professionale, in questo caso dall'AFNOPI, e la presenza soprattutto delle sigle sindacali firmatarie del nostro contratto di lavoro. Seduti allo stesso tavolo e moderati da Annalisa Silvestro, past president della federazione e senatrice nella scorsa legislatura, Giancarlo Cenciarelli, Marianna Ferruzzi e Salvatore Altieri, rispettivamente per CGL CISL e UIL, e ancora Danilo Rizzo per la FIALS, Antonio De Palma, Nursing Up, Andrea Bottega, Nursind, e la presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Barbara Mangiacavalli. L'unità di intenti e la sinergia è fondamentale, perché non possiamo pensare a uno sviluppo della professione che si snodi solo su un tavolo sindacale senza tener conto di quelle che sono le istanze di crescita e di valorizzazione. Non possiamo pensare allo sviluppo della professione sulla crescita e la valorizzazione senza tener conto di quelli che possono essere i vincoli che ben sappiamo che arrivano dalla parte contrattuale, non per i sindacati ma per il contesto del paese. Tanti i punti caldi di discussione: effettivo riconoscimento della progressione di carriera degli infermieri, intramenia, indennità di esclusiva, passando per la caldissima questione stipendio. Gli infermieri italiani si lamentano, e a giusta causa ci lamentiamo, perché per le responsabilità che abbiamo effettivamente siamo gli infermieri più poveri d'Europa. Sold out fin dalle prime settimane di apertura delle iscrizioni, l'evento a cura dell'Ordine Infermieri di Frosinone testimonia ancora una volta l'importanza di fare e condividere cultura. Il bilancio sicuramente è entusiasmante. È entusiasmante perché abbiamo avuto una serie di contributi che ci hanno portato a riflettere. Riflettere su che cosa? Riflettere sul futuro della nostra professione, riflettere su quello che poteva essere il ruolo dell'ordine professionale, di quello che doveva essere il ruolo dell'ordine professionale nell'interfacciarsi sia con le istituzioni, sia anche soprattutto con i sindacati, e dell'importanza della formazione e della ricerca, e soprattutto dell'importanza del contributo di ogni iscritto all'ordine professionale, di ogni professionista, per la crescita di tutta la professione.